Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui con Mono accovacciato sotto la pioggia, sta piovendo dentro questa casa di roccata. E Six ci osserva chiedendosi: oh, ma che facciamo? Proseguiamo sì o no? E siamo qui apposta, andiamo avanti ragazzi. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il dottorino, il nostro carissimo dottorino che voleva farci diventare suoi pazienti. Però l'abbiamo brustolito per bene, siamo usciti, finalmente siamo usciti dall'ospedale psichiatrico. L'ospedale Tetro delle Meraviglie. Qui fuori diluvia a dirotto, spettacolare, veramente spettacolare. Adesso dobbiamo proseguire da questo lato, non ho la benché minima idea di cosa possa succedere. Nel frattempo in sottofondo si sente una cantilena. Cazzo! Che roba è? Non promette nulla di buono. Ma si è schiantato contro il televisore. Questa scala casca giù, No? Aiuto! Riusciamo a staccarla questa presa. Forse non serve. Beh ragazzi, fino a quando non mi disturbano, non mi danno la caccia, non ho rischiato di cascare. Six, scusa. No, no. Thank you.
Ok. Che palle però, eh. Scusate, ma il nostro mono ha le gambine corte, non riesce a saltare più di un certo tanto. Più giusto, giusto. Six è rimasta lì. Six, potevi saltare anche tu, eh. Qui non ci arriviamo, quindi... No, dobbiamo aprire il passaggio a Six, per forza, quindi... Ok. Perfetto. Six, ho trovato la chiave. Che dobbiamo fare? Six, dammi delle info. Che cazzo dobbiamo fare? Ok. Figata, oh. Affermi, eh. Mi fido di te, Six. Non deludermi. Ok, vai. Grande Six.
Non mi sento affatto al sicuro, non mi sento per niente al sicuro. Sta crollando tutto qui, cazzo. Troia! Ok, era voluta come cosa. Six? Six, stai bene? Sta bene, però la torcia non sta bene, si è scoppiata, si è distrutta. Quindi siamo senza luce. Sì. Sembra che non ci sia nulla qui. Questo cazzo di televisore. Che palle. È la prima volta che riusciamo ad aprire la porta, ragazzi, eh. Abbiamo liberato. Merda. Merda, mi sa che si sta avvicinando. Ma perché non ci facciamo i cazzi nostri e lasciamo le porte chiuse come stanno, che le dobbiamo sempre aprire. Merda. Oh, no, 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 no. Rimani lì, non uscire, non uscire. Cazzo. Puttana quanto fa paura.
No! No, cazzo! Ma che cazzo ha fatto a Six? Questa, ve lo giuro, non me l'aspettavo, eh. Abbiamo un telecomando, ma che cazzo dobbiamo fare? Ah, ok. Stavo sbagliando il tasto io. Thank you.
Ah. Siamo tornati indietro. Ah, qui c'è un cappello. Vai, vai, prendi, prendi. Perfetto. Vediamo questo cappello. Ne abbiamo persi però, eh. O non li abbiamo. Cioè, qualcuno l'abbiamo sicuramente perso, ragazzi, per forza. Peccato. Questo lo mettiamo così. Ok. No, che porca trottola. Di schiena forse è stato meglio. Almeno siamo arrivati di faccia contro la finestra. Cioè, allora, voglio fare una prova. Se spegniamo la TV, che succede? Ecco che succede. Riusciamo a salire qui? Allora, dobbiamo fare una cosa tecnico-tattica. Spegniamo la TV. E via. Cioè, guardatela, ma che cazzarola ha in faccia? Ma l'avete vista? Cioè, è scavata, non ha il viso. Sono succubi della televisione, sono ipnotizzati proprio, non possono farne a meno di guardarsi la TV. È una cosa che fa veramente impressione. Cazzo! Merda! È proprio esplosa, eh!
Occhio, che questo scivola. Cos'erano quelle cose che cascavano giù? Cioè, persone. Cioè, si buttano dei tetti, ma stiamo scherzando. Rischio, rischio. Ottimo, ottimo. Aspettate. Aspettate un attimo, forse... Per poco. Io mi voglio vorrei continuare, ragazzi, però preferirei anche fermarmi qui. Davvero. Andiamo un altro po' avanti e poi ci salutiamo. Allora, ci troviamo chiaramente in un condominio, questo edificio. È forse il tipo alto alto, l'omone alto alto è il padrone del condominio, che ne so. Thank you.
credo di aver capito. Aspettate un attimo, ci riproviamo di nuovo e vediamo un po' se... se ho visto giusto. Scusate, forse dobbiamo salire sopra l'ascensore. Non dentro l'ascensore, sopra l'ascensore. Che non vedo altra... No, no. Oh, marca... Sali sopra alla TV. Vai. Sì, è giusto, però dobbiamo mutarci prima. Quindi rifacciamo di nuovo da capo. Praticamente noi dobbiamo passare da questo buco nella parete. Proviamo senza schiantarci. Ci siamo schiantati, cioè non, il nostro mono ha le gambine deburucce. Ok, ok, stavo sbagliando, dovremmo fare al contrario, perfetto. Ci ho messo un po', ragazzi, a capirlo, perché ho detto, ma porca puttana, non riuscivo proprio a fare in tempo ad attraversare questa parete. E invece dovevo farlo da, non dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso, affanculo. Comunque l'impronta ce l'abbiamo fatta. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Cos'è questo? Six piacerebbe. Dunque ragazzi, io mi fermo qui con questo episodio. Siamo ancora qui alle prese in una situazione piuttosto critica. E riprendiamo al prossimo episodio, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.